La storia del porto di Barletta dal 1750 ad oggi, raccontata dai documenti conservati nell'archivio di Stato ed eccezionalmente esposti nella sede della Lega Navale in occasione delle celebrazioni della Giornata del Mare. In mostra vedute e piante topografiche settecentesche, i progetti che hanno accompagnato le trasformazioni del porto, le testimonianze di un passato che si riannuda a doppio filo col presente. Il porto di Barletta parte come emporium Canosinorum, quindi il porto di Canosa, città importantissima romana, e dal XIII secolo in poi ha anche avuto degli importantissimi sviluppi dal punto di vista commerciale, specialmente con i popoli dell'Oriente. Non mancano le curiosità, come la storia che lega la costruzione del porto al castello di Barletta. Per i lavori al porto fu acquistato niente poco di meno che il castello, che doveva servire come deposito dei materiali edili per costruire il porto. Quindi se oggi Barletta è proprietaria del castello è grazie proprio alla costruzione del porto. Una mostra che aiuta a comprendere come sin dalle sue origini la storia e la fortuna della città di Barletta siano state strettamente collegate alle sorti del suo porto. Per riavvicinare e recuperare il gap che si è creato tra cittadinanza e uno dei monumenti di questa città, perché il porto non è solamente un attrattore commerciale dove si caricano e scaricano le merci. Il porto è un attrattore culturale e deve riprendersi quella che è la sua anima. Si parla del passato, ma senza dimenticare le trasformazioni del presente. Le operazioni di dragaggio dei fondali partite 2 settimane fa permetteranno di rendere più attrattivo e competitivo il porto di Barletta. Finalmente i lavori sono iniziati, quindi ci permette di ripristinare le bathimetrie originali e quindi garantire l'accessibilità del porto, che significa navi più grandi con maggiore stazza e quindi, diciamo, maggiore attrattività per il porto. Questo è un dragaggio che costerà non meno di 6 milioni, sperando che non incrementi il costo notevolmente per la gestione del sedimento, che potrebbe incrementare anche di ulteriori 2 milioni, quindi stiamo parlando di un impegno finanziario già molto elevato.